Amici che hanno visto la neve ad Istanbul e che in turco neve si dice kar, benvenuti alla 49ª puntata di FM5S. Ne mancano 5, eh? E poi il 15 dicembre ci prendiamo le vacanze natalizie e ritorneremo a gennaio più scattanti e più grintosi che mai, ma senza la presenza di pubblico femminile. Sera Zappalà. Buonasera Fabrizio, buonasera Dario, buonasera al nostro pubblico, buonasera a Mister X e un bacio a quella magnifica dea che risponde al nome di Lucrezia. Un saluto a Dario Manili. Buonasera. Saluto anche il nostro Mister X, adesso si è connesso e lo chiameremo in causa. Tanti sono i temi di questo 49esimo appuntamento perché, insomma, in questa trasmissione riusciamo ad avere sempre tanti temi da discutere e da affrontare. Poi ci sarà anche la rubrica storica Sono un sognatore quando, ci sarà anche lo spazio con i pensieri stupendi della buonanotte e quant'altro. Questa sera doveva giocarsi Galatasaray-Juventus, sospesa al 31esimo minuto perché anche in Turchia può nevicare. Dopotutto io sono andato in Tunisia e pioveva nel deserto. E allora però noi abbiamo deciso di mettere la canzone di un cantante turco molto giovane, Can Bonomo, Love Me Back. Sink my ship and sail away. Oh, oh, baby, don't shut me down. Give me all the love I need and I'll be gone. I'm a lonely sailor drinking the night away. My ship is made from hope. She's searching for your bay. But you don't care. My ship, baby, I'll make you fly. You love me and you know that, baby, don't you lie. Like me like I like you and say na 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 na. Can Bonomo, Love Me Back, all'interno di questo 49esimo appuntamento con FM5S, ma siamo giunti come di consueto ad una rubrica imprescindibile del nostro. Democratico e osteggiato dalle dittature, ovvero la rubrica Saro dei numeri, come sempre. A lei il microfono, gentilissimo Demosaro. Della serata di ieri su Rai 1, anzi no, per ordine di vincita. Allora, la serata di ieri è andata a Canale 5 che con la replica di Rock Economy ha raccolto ben 5.583.000, 5.427.000 e 4.879.000, pari al 18,72, 19,63 e 21,56%, mentre la replica di Maria di Panza era del 16,76%. Tanto quanto la prima puntata in replica, almeno in share, credo. Sulle due, Meningiuda ha registrato 1.078 e Lotte tra Tremendo su Italia 1, l'ultimo nero di Colorado ha raccolto 2.298.000 spettatori con il 10,17.
La versione che ho fatto è il 779 con 2.305.000. Su Rai 3, 5 Days of War ha raccolto davanti al video 1.275.000, pari al 4,48% di share, mentre su Rai 4 Quinta Colonna analizza 1.369.000 telespettatori, pari al 5,57%. Sulla 7, Piazza Pulita si è messa 1.541.000 spettatori, pari al 6,1% di share. Nota! La prima puntata del Segreto, che il Canale 5 trasmise alle 14.45 il 10 giugno 2013, ieri alle 19.40, è stata vista su Rete 4 da 1.442.000 telespettatori con il 5,66% di share, ovvero più di quanti lo scorso venerdì hanno seguito sulla stessa rete e alla stessa ora la puntata nera di Tempesta d'Amore, che ieri infatti ha fatto il 5,30. Quindi il Segreto in replica fa più di Tempesta d'Amore in prima TV. Allora, un attimo, do io anche la mia nota a margine. Ieri sera è andato in onda con Max Giusti e Laura Barriales, tanti ospiti quali Roberto Vecchioni, Clementino, Ariadna Romero e tanti altri. Supermax speciale Teleton su Rai 2, che ha registrato 322.000 spettatori e 5,24% di ascolto. Invece, Tiki Taka, il calcio è il nostro gioco, il nostro programma sportivo preferito, non fosse altro perché c'è una smisurata presenza di Gnocca, ha ottenuto il 498.000 telespettatori e il 9,51, nutrita discreta rappresentanza di Gnocca, anche quella futura MILF di Melissa Satta. Ma chiudiamo qui il nostro spazio Auditel. Saranno ridere. Perché io ho visto, io li vedo i link che tu pubblichi su Facebook, e ricordati che esiste anche un codice etico che deve rispettare. Guarda il nostro Dario che non pubblica mai niente, se ne sta tutto buonino buonino, tutto sereno sereno, e apre Facebook quando è necessario. Tu invece Facebook lo apri e lo apri per condividere le solite 4-5 cavolate e i soliti 4-5 sketch sporchi della Sai l'ultima alle 23.30. Torniamo alla musica, Fabio Volo con Volo. So volo, sempre più in alto fino a che diventa domande senza un perché. E adesso Fabio Volo con Volo 1995 all'interno di questo 49esimo appuntamento con FM5S. Abbiamo detto prima che Galatasaray Juventus, valida per il sesto turno della UEFA Champions League, è stata rinviata per neve in Turchia. Pensate un po', nevica in Turchia, allora vale tutto. Partita sospesa al 31esimo minuto, verrà ripresa dal 31esimo minuto domani alle ore 13 ora italiana, quindi le 14 in Turchia, così per chi fosse interessato. Ma questa trasmissione campa di rubriche imprescindibili. C'è una rubrica che noi inaugurammo, pensate, nella lontanissima prima stagione del luglio 2011. La prima puntata la dedicai, insomma, sostanzialmente ai ben amati affaracci miei.
una certa famosa abruzzese se lo ricorda, meno male che non mi ha più tra gli amici di Facebook. Rubrica Sono un sognatore quando, ovviamente curata da quel bellissimo uomo, simpaticissimo e reverendissimo di Saro Zappalà. Prego. Sono un sognatore quando spero che domani sia migliore di ieri. Quando spero che un anno sia diverso da un altro. Quando guardo le luci nella mia città che già si è colorata di Natale. Quando vedo negli occhi dei miei una luce che sa di vita. Sono un sognatore quando spero che l'anno nuovo porti nel nostro mondo, nella nostra Italia, una ventata di novità e una ventata di finalmente verdi, speranze. In my cage, voices creeping when I close my eyes. I try to escape this house with no walls, but I'm still in the dark. It's time to reach, it's time to reach out. It's time to breathe, it's time to breathe out. We'll chase the light. Like hunter and prey, we run on the air. Hunter and prey, chasing each other. Through thunder and flames, we run on the air. Hunter and prey, facing each other. Run on the air, oh. Run on the air, oh. Hunter and prey. Emily De Forest con Hunter and Prey all'interno di questo appuntamento numero 49 del Fabrizio Mico Show. C'è un tema che io vorrei trattare, che spesso abbiamo trattato, ma mi piace sempre riprendere perché insomma ci sono tanti temi nuovi che ogni tanto escono fuori, insomma tante notizie nuove. Ebbene, quel uomo alto meno di 1,50 m che risponde al nome di Renato Brunetta, diciamo che le sta facendo leggermente acqua al buon Roberto Fico, ovvero il presidente della commissione di vigilanza della RAI, in quanto dopo le sfuriate contro i compensi di Crozza, contro i compensi di Fazio, contro i compensi dell'uno, contro i compensi dell'altro, adesso inveisce contro Lucia Annunziata, la conduttrice di Mezz'ora. Dialogo tra Annunziata e procuratore Lari sminuisce la lotta alla mafia dei governi di centrodestra. L'attuale scenario politico, dice, presenta alcune novità a cui Cosa Nostra guarda con grande attenzione. Il nuovo partito di centrodestra che ha spezzato lo schieramento tradizionale sembra esprimere una linea mai così dura verso la criminalità organizzata vicina ai PM antimafia. La domanda mia è quella che pongo ai nostri due opinionisti. Sinteticamente, insomma, però ben argomentata questa risposta deve essere: ma quanto la politica deve interessarsi in qualche modo alle vicende di Mamma Rai? Prima il nostro Dario. Ma diciamo che si sta facendo una generalizzazione un po' troppo marcata, perché praticamente
il tema dei compensi, sì, sono soldi degli abbonati, quelli che vanno a Bruno Vespa, a Fabio Fazio e a tutti gli altri assi forti che hanno in mano la Rai. Il fatto è che certe volte si tende un po' a esagerare, ecco. Sì, anche perché diciamo che Brunetta ormai si sveglia la mattina sempre col piede sbagliato. Saro! Secondo me si dovrebbe moderare, ci dovrebbe essere un cammiere tra nei compensi, ci dovrebbe essere un bel cammiere, cioè un bel calo degli stipendi sia per i calciatori sia per i nostri politici, così magari l'Italia potrebbe rientrare nel suo debito pubblico. Sì, sì, no, ma io ti volevo chiedere più che altro cosa ne pensi dell'eccessiva ingerenza che alcune volte può avere la politica, come in questo caso, nella televisione, in particolare Brunetta, che insomma ogni mattina se ne esce con una. Brunetta deve essere ucciso. Bene, siamo sempre una trasmissione molto... Questa se no è apologia di reato, sta buono. E infatti, non siamo... in senso figurato. E hai ancora 30 secondi per non poter... Prego, Dario. Sta attento che se no poi te lo danno loro. Non vuoi far mica prendere una querela da Brunetta? La pugnetta? No, la pugnetta me la faccio io a casa mia. Bene, siamo come potete facilmente notare, una trasmissione mai al di sopra delle righe, insomma, siamo sempre una trasmissione dai toni pacati e moderati. Ma ritorniamo alla musica, che forse è meglio, anche perché sennò cegacceno. Cosa? Sì, vabbè. Andiamo avanti. E infatti, voltiamo pagina, usciamo dal ginepraio in cui siamo andati ad infilarci. Raff con il battito animale. Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta, e forse non basta. Ti confesso di avere paura, e non mi era ancora successo. Paura del mondo, di te e a volte anche di me stesso. No, 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 non passa. Abbiamo un battito che batte come un martello pneumatico in noi, ma se lo controlli col senno di poi non batterà mai. Abbiamo un battito sano che ci prende la mano come una moto che va contro vento in velocità, è un rischio si sa. Se questo mondo non è mai come lo volevi tu, se ti viene voglia di gridare non fermarti, c'è un tiro micidiale che ti prende e che ti porta via con sé. Quello che non smette di picchiare fino a quando non sarà il tuo battito normale, quell'istinto naturale che c'è in te, dentro te. Batte ogni volta che suono. Raff, il battito animale all'interno di questa puntata numero 49 di FM5S, che passerà alla storia per la prima denuncia querela che ci arriverà al nostro indirizzo. Vi ricordo che Saro Zaffarà abita in via Fasulla 123, Pedara, Catania, Italia, Europa, mondo, universo. Quindi se volete... Sì, in Abruzzo. La delicatezza che tu hai nel pronunciare la parola Abruzzo in questo momento, Saro, Tacci tua, di chi ti veste la mattina.
Vabbè, siamo al momento dei nostri simpaticissimi sondaggi, come al solito saluto. Colgo l'occasione per salutare il mio amico Paolo, che tra una settimana ci vediamo, ti faccio la maschera tanta. E lo sai, ma andiamo subito col sondaggio. Habillez-moi, Gucci, Fendi et Prada, Valentino, Armani, Tour, Merde, I love them, Jimmy Choo. Basha, put it on the man, don't you wanna see these clothes on me? Basha, put it on the man, I am anyone you want me to be. Allora, come al solito, non abbiamo ancora una sigla per i sondaggi, quindi come sapete, ci tocca un po' la qualunque. La domanda, la gran domanda di FM5S che abbiamo posto a voi ascoltatori era: perché sopra la panca la capra campa e sotto la panca la capra crepa? Il 40% di voi intervistati ha risposto: perché dovrebbe essere il contrario? Il 19% ha dichiarato: se era una capra sporcacciona col fischio che moriva stando sotto. 18% non avete di meglio da fare. 13% si vede che alla capra piace stare sopra e il 10%, come al solito, ha risposto tutto l'universo, tranne noi. Allora, il nostro Mediasaro, prima nel preascolto, ha posto questo quesito, ovvero, lo puoi ripetere riguardo la nuova collocazione delle invasioni barbariche? Sì, allora, in pratica le invasioni barbariche saranno divise in due. 6 puntate partiranno adesso a gennaio e le altre 6 puntate andranno in onda a partire da settembre. Trovo questo molto irrazionale e diciamo che Cairo si è dimostrato di essere per l'ennesima volta un po' sprovveduto. Però io che faccio un po' l'avvocato del diavolo e mi riesce anche abbastanza bene. Devo dire che però la scelta è anche dettata dal palinsesto che ora ha la 7, che nei primi 4 giorni ha dei programmi, come dire, annuali, cioè Piazza Pulita, Linea Gialla, La Gabbia e Servizio Pubblico, e il venerdì ha il programma di Crozza che in qualche modo si deve avere un po' di riposo e negli unici buchi, allora a quel punto Cinfili, Dariona, Bignardi. Il nostro Mister X, in quanto alla notizia del rinvio di Galatasaray Juventus, ha detto: ma come si fa a rinviarla alle ore 13? Ci sono i lavoratori oppure i Juventini uguale nulla facenti? No, lo spiego perché generalmente l'UEFA, quando si tratta di rinviare delle partite che vengono sospese per condizioni meteorologiche avverse, ripeto, è la prima volta nella storia di tutto l'universo che la Turchia vede la neve durante una partita di calcio. Comunque, per la prima volta, c'è sempre una prima volta, e quindi si è deciso di riprendere la partita domani, praticamente all'ora di pranzo, perché l'UEFA decide così. L'UEFA è discretamente peggio dell'Europa, poi quel grandissimo ricottaro di Platini, pur di sfavorire la squadra che lo ha portato al successo, se ne inventa una più del diavolo, e questo lo dovete sapere. Ritorniamo alla musica e ci ascoltiamo Caparezza con Abiura di me. Pensi che possa cambiare il mondo, ti sbaglia la grande. È già tanto se mi cambio le mutande. Voglio solo darti un'emicrania lancinante, fino a che non salti nel vuoto come uno stuntman. Pensavi che sparassi palle? Bravo! Io sono il drago di Puzzle Bubble. Come Crash mi piace rompere le scatole, ma rischio le mazzate che nemmeno Double Dragon. Sarà per questo che c'è sempre qualche blogger che mi investirebbe come a Frogger. Gli bucherò le gomme, bye bye. Al limite può farmi una siga mega drive. Non mi vedrai salvare un solo Lemming, né stare qui a fare la muffa come Fleming. Non darmi Grammy né premi da star, ma gioca il tuo Penny e premi Start. Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla viura di me. Vado ad un livello successivo,
Caparezza con Abiura di me all'interno di questo 49esimo appuntamento con FM5S. Giustamente il nostro Mister X dice: ma Brunetta non ha niente da dire su quello che ha detto Lorella Landi ieri mattina in Uno Mattina Magazine. E ce ne sarebbe da dire, perché insomma, alquanto uso privato del mezzo pubblico, ma abbiamo il nuovo sondaggio per le donne che si intendono di sport. Allora, la domanda è: perché Seth Cunigli in Tana Cunigliaria tutte e sette cunigliavano? Ripeto, perché Seth Cunigli in Tana Cunigliaria tutte e sette cunigliavano? Ce l'ho fatta. Mi vanto di me stesso. Tra l'altro, sempre il nostro simpaticissimo Mister X dice che può darsi che faccia le 6 puntate prima di Sanremo. Sì, confermato che comunque le puntate della Bignardi fanno riferimento al periodo gennaio-febbraio, quindi puntate che andranno in onda fra poco meno di un mese e che evidentemente vedranno la loro conclusione il 14 febbraio, che è il venerdì prima di Sanremo. Allora, Saro, chiudi i video di Neck, che prima ti stavi vedendo tutti i video di Neck e domani mi chiedi pure la puntata monotematica, ci mancherebbe altro, Vabbè, sì, tu sei capace di tutto. Bene, siamo al momento dei pensieri stupendi della buonanotte. Quando un giorno, vista l'ora, sta per finire ed un nuovo giorno sta per incominciare, un giorno in più per amare, per vivere, per sognare, per cantare ancora una volta Nero Verdi, Nero Verdi. Nasce un poco strisciando. Ringraziamo il Manchester United di In Segreto. Vado allo scientifico e un giorno alla prima ora avevo un prof che mi sta antipatico. Sono entrato prima in classe e mi sono fatto una sega venendo sulla sua sedia. Ancora cercano il colpevole. Pensiero stupendo. Nasce un poco strisciando. Quando avevo 5 anni sono andato a dormire nel letto con mio cugino, che allora ne aveva 16. Mi addormentai e lui mi prese e mi mise sopra di lui, scuotendomi sulle sue parti basse. Io ero sveglia, ma lui non l'ha mai saputo. Ora non riesco più neanche a guardarlo in faccia. Pensiero stupendo. Nasce un poco strisciando. Quando ho scoperto che la mia ragazza, di cui sono ancora innamorato ma con cui sono in buoni rapporti, la mia ex ragazza, si era messa con un altro ragazzo, sono stato 6 ore sdraiato in mutande sul pavimento in posizione fetale a succhiarmi il pollice. Ringrazio Saro Zappalà. Io ringrazio De Fabrizio, Dario, Mister X. Taglia, ringrazio Dario Manili. Buonasera e noi ci sentiamo domani sera. Bring the action.